piacere che rivedo dopo tanti anni, si vedono anche i capelli bianchi che sono aumentati, eh. E, però è veramente una gioia quando si ha l'occasione, il Signore ripete l'occasione di rivedere dei visi familiari, dei visi che mi sono cari, in quanto per la sua grazia ci ha dato di conoscerci diversi anni fa. E anche se siamo distanti, anche se non possiamo frequentarci in un modo, diciamo, intenso, sappiamo che le nostre vite sono nelle mani del Signore e soprattutto sono convinto che il nostro obiettivo, il nostro desiderio è quello di piacergli in ogni cosa. L'Apostolo Paolo è molto chiaro quando proprio a una chiesa dice: in ogni cosa che voi fate, sia che voi mangiate, sia che voi beviate, cioè anche quando voi state facendo quelle cose che possono sembrare normali, banali, che banali non ne sono affatto, fate ogni cosa per la sua gloria. E visto che non mi era stato comunicato un tema particolare, ho voluto lasciarmi guidare dal Signore, e come mi succede spesso, nell'ultima settimana il Signore mi ha indicato l'argomento. Sembra strano, ma vi posso assicurare che è così. Io mi metto in preghiera davanti al Signore diversi mesi prima, quando so di venire in un'assemblea, se il Signore me lo concede, ma il Signore non mi risponde quasi mai subito. Non so dirvi perché. Ma quando si avvicina il momento, si avvicina il tempo, allora il Signore mi impone l'argomento. E in questo caso mi ha provato proprio a riflettere su un unico versetto. Questa mattina e questo pomeriggio vedremo un solo versetto, un versetto che è diviso in due parti, ma soprattutto noi ricordiamo la prima parte, perché è quella che ci piace di più, ma molto raramente ricordiamo la seconda parte, che è quella che ci piace di meno. Seguitemi in 2 Timoteo, capitolo 2, versetto 19. 2 Timoteo, capitolo 2, e versetto 19. Tanto, per non dimenticarmi, voglio portarvi anche i saluti dei fratelli e delle sorelle della chiesa di Fontanellato. Sapevano della nostra venuta qui nel mezzo di voi, ci hanno incaricato di salutarvi. 2 Timoteo, capitolo 2, versetto 19. Quando arriverò al passo lo leggo. Se ti parli di me, ci siete già arrivati, non c'è, non sono ancora arrivato. Ecco. Tuttavia, il solido fondamento di Dio rimane fermo, sfruttando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi e si ritragga dall'iniquità chiunque pronunzia il nome del Signore. Qui ci viene parlato del solido fondamento di Dio. Non è difficile trovare il titolo, l'argomento di questo versetto, perché ce lo propone proprio l'Apostolo Paolo: il solido fondamento di Dio. Possiamo immaginarci un libro che ha un sigillo. Sapete che i sigilli erano adesso non so dire il termine preciso, delle specie di chiavetti, di lucchetti, che chiudevano delle pergamene, proprio per non essere aperti. Ricordate il libro dell'Apocalisse, il libro dei sette sigilli, addirittura questo libro ne ha sette di sigilli. E l'Apostolo Giovanni piange perché non si trova nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, che abbia l'autorità di sciogliere questi sette sigilli. Il suo pianto cessa quando uno degli anziani si avvicina e gli dice: non piangere, perché c'è uno che ha l'autorità di sciogliere questi sette sigilli, che è il leone della tribù di Giuda, il Signore Gesù. Allora, il solito fondamento di Dio ha un sigillo. Questo sigillo è costituito da due parti. Una prima parte è sulla preconoscenza di Dio. Che cos'è un fondamento? Io non sono un geometra, non ho mai costruito case, però so che una casa per stare su può essere bella, brutta, colorata di bianco, di nero e di grigio, ma l'importante
è che abbia delle fondamenta solide. Se non ha fondamenta solide, ultimamente sappiamo di tanti terremoti che ci sono stati, se una casa non è costruita con fondamenta solide, cadrà. Questo è il concetto che anche il Signore Gesù ribadirà nella famosa immagine dei due uomini, uno saggio e uno stolto, che uno costruisce una casa, la sua casa sulla roccia, e l'altro costruisce sulla sabbia. Sono un po' di parlarvi di questo, però vedete che lì l'argomento è proprio il fondamento, sono due fondamenta diverse. Ovviamente stare sulla casa che è poggiata sulla roccia e non l'altra. Allora, una prima cosa che noi dobbiamo ricordarci è che il figliuolo di Dio, se tale è, questa condizione non è a caso, se tale è fondato su Cristo. Allora, il fondamento che noi abbiamo come figliuoli di Dio è Cristo e la sua parola, il Signore. In Esodo, capitolo 34, versetto 27, il Signore rivolge un ordine particolare a Mosè. Già Mosè aveva vissuto insieme al popolo di Israele tante vicissitudini, tante storie, tanti eventi, tante guerre, e ad un certo punto il Signore gli dà quest'ordine. Grazie a quest'ordine e grazie all'obbedienza di Mosè, noi abbiamo il Pentateuco, abbiamo i primi cinque libri scritti da Mosè. Il Signore disse a Mosè: scrivi queste parole perché sul fondamento di queste parole io ho fatto un patto con te e con Israele. I patti del Signore non sono a caso, non sono poggiati su elementi che prima o poi non ci sono più, ma su fondamenta solide. Allora, in questo ordine che il Signore dà a Mosè, egli dice che le sue parole, cioè le parole del Signore, la parola di Dio, è il fondamento sul quale tutto poggia. Chiaramente qui si parla dell'antico patto, cioè del patto che Dio ha stabilito con Israele in Esodo capitolo 19, vi ricordate? Un patto che però è stato sostituito con un patto migliore. L'autore della lettera agli Ebrei impiega tanti capitoli, diversi capitoli, per parlarci della superiorità di Cristo a Mosè, della superiorità di Cristo alla legge e della superiorità del nuovo patto. Quel patto nel quale noi siamo entrati per la grazia di Dio. Ricordiamoci che il nuovo patto a livello profetico e scatologico era rivolto direttamente a Israele. Noi non c'entravamo nulla, ma il Signore Gesù in una particolare circostanza ha detto proprio al suo popolo: voi che mi rigettate, io mi rivolgo ora a un altro popolo. Il Signore aveva tutto sotto controllo. Ed ecco che anche i gentili, cioè anche coloro che non fanno parte del popolo di Israele, sono entrati a far parte di questo nuovo patto. Un nuovo patto che ha come fondamento che cosa? Il sangue del Signore Gesù. E quale fondamento più solido noi possiamo trovare se non nel sacrificio, nella morte, nella risurrezione del Signore Gesù Cristo? Il libro dei Proverbi ci ricorda, il capitolo 10, versetto 25, come tempesta che passa, l'empio non è più, ma il giusto ha un fondamento eterno. Il giusto ha un fondamento eterno. Nel libro dei Proverbi ci sono tante contrapposizioni. È un linguaggio che la scrittura usa, il linguaggio della contrapposizione. Empio giusto, Dio Satana, male bene. In un unico versetto. Qui ci viene detto che l'empio, cioè l'uomo che non conosce Dio, il religioso, colui che forse pensa anche di essere un credente, ma non lo è, passerà, sarà giudicato, ma è ingiusto. Cioè colui che è fondato sul Signore Gesù, che ha delle solide fondamenta, è colui che ha un fondamento eterno, cioè che non passerà mai. E certamente ci ricordiamo tutti di quello che disse l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, quando egli dice: secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto, ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra. Ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Signore Gesù è la pietra angolare, è il fondamento su cui vengono poggiate le altre fondamenta.
Nella lettera agli Efesini ci viene ricordato che noi siamo stati, la Chiesa è stata edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, ovvero è fondata sulla parola. Antico e Nuovo Testamento, sulla parola di Dio. Ed è quanto mai urgente in questi ultimi tempi tornare alla parola. Non lo dico a caso, è qualcosa che vedo, qualcosa che tocco con mano, ma soprattutto vuole essere un monito per me stesso. Andrea, stai sulla parola. Attaccati alla parola. Ancorati alla parola. Quello che dice Paolo a Timoteo, quale consiglio gli deve Paolo a Timoteo? Di tagliare lentamente la parola della verità. Fratelli e sorelle, ricordiamoci sempre di questo. Fuori della parola di Dio c'è il deserto. Al di fuori della ci sono dei tempi. È come se noi dicessimo, ma di fuori del Signore che cosa c'è? Niente c'è. Niente. C'è il nulla. C'è il male. C'è il peccato. C'è tutto ciò che noi come figlioli di Dio dovremmo aborrire ora. Prima lo amavamo, il peccato. Oggi lo dobbiamo tirare. Qualcosa di disgustoso per noi. Perché per il Signore, il Signore, è stato ricordato prima, per cancellare il nostro peccato, non ha dato un colpo di spugna. Il Signore non ha detto, va bene, tolgo il peccato del mondo così, soltanto mediante la sua parola. No, non era sufficiente. Ha dovuto dare suo figlio. Non un agnello, non l'arcangelo Michele, non gli esseri angelici più splendenti, e nemmeno gli uomini più fedeli. Ha dovuto dare il Signore Gesù, suo figlio, per cancellarci il peccato. Perché il peccato è qualcosa di devastante, lo ricorderemo oggi pomeriggio. Qualcosa di devastante. E ce lo ricorda proprio questo brano. Ci ricorda il fondamento su queste due cose. Che innanzitutto Dio conosce i suoi. Ed ecco che qui adesso arriviamo a questa prima parte. Dio conosce i suoi. Ed è qualcosa che da un lato ci incoraggia, ma dall'altro lato ci fa porre anche delle domande. Perché? Perché i cuori degli uomini e delle donne, parliamo ovviamente di persone adulte con dei bambini, la mente dell'uomo la conosce soltanto il Signore. Voi sapete che cosa avviene nel mio cuore in questo momento, in questo preciso momento? Nella mia mente? Io so che cosa avverrà nel vostro cuore, nella vostra mente? No, non siamo Dio. Il Signore invece, usando un linguaggio veterotestamentario, scruta le reni cuori. E quando l'Apostolo Giovanni si incontra con il Signore Gesù, glorioso, mai Giovanni vive il Signore Gesù in quella veste, un anticipo lo ebbe con la trasfigurazione, ma lì Giovanni cade ai piedi del Signore come morto. Che cosa vede? Un figlio d'uomo che ha occhi come fiamma di fuoco, che scruta nelle reni dei cuori degli uomini. Nulla gli è nascosto. In Ebrei capitolo 4, versetto 13, che cosa c'è scritto? Che non c'è nessuna creatura sulla terra che possa nascondersi dal suo cospetto. Nessuno. Il salmista Davide che cosa disse? Se io salgo in cielo tu ci sei, se io anche scendo nelle profondità, negli abissi, nel soggiorno dei morti, io ti trovo anche là, dove posso sfuggire dalla tua presenza. La preconoscenza di Dio, che cosa significa? In che senso Dio preconosce? Sapete che ci sono tanti dibattiti teologici partendo proprio da questo attributo che ha il Signore, la preconoscenza di Dio. Cioè Dio conosce tutta la storia dell'uomo prima ancora che tutto abbia avuto un inizio. Lui sa tutto in anticipo. Ma non è soltanto questo. Vogliamo leggere in Romani capitolo 8, versetti 28 a 30. Romani capitolo 8, versetti 28 a 30. Or sappiamo
che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Perché quelli che ha preconosciuti, li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati. Quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati. Guardate, qui ci troviamo di fronte a un discorso dell'Apostolo Paolo che va preso tutto intero. Cioè noi, quando parliamo, citiamo a memoria Romani 8:28, sono convinto che voi lo conoscete a memoria, questo versetto, ci fermiamo lì. Ma che cosa dice nel versetto 29 Paolo? Perché? Cioè, spiega i motivi per cui tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio. Attenzione, qui non generalizza l'Apostolo Paolo. E la realtà, la verità che noi abbiamo in Romani 8:28, chi la realizza realmente? Chi ama il Signore? Ma io sono un credente, non amo forse il Signore? Dimostralo. Con che cosa? Con quale atteggiamento? Fratelli e sorelle, dire io ti amo, Signore, è facile, è semplice. Dimostrarlo è tutta un'altra cosa. Il mondo deve vedere noi che amiamo Dio. Il mondo deve vedere che noi siamo una categoria di persone completamente diversa, differente. Perché noi poniamo Dio al di sopra di tutto e tutti. Non c'è legame familiare che possa offuscare l'amore di Dio, l'amore che io ho per il Signore. Egli è prima di tutto. Lo dice in Colossesi, dice l'Apostolo Paolo, lui è prima di ogni cosa. E in ogni cosa, dice l'Apostolo Paolo, deve avere il primato, ha il primato su tutto e tutti il Signore Gesù Cristo. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Poi fa tutto un elenco di superiorità che ha il Signore Gesù affinché in ogni cosa lui abbia il primato. Domandiamoci, amiamo il Signore? Non è una domanda banale. Amiamo Dio, soprattutto e tutti, sopra mia moglie, sopra i miei figli, sopra il mio lavoro, sopra la mia casa, sopra i miei genitori. Egli è prima di tutto. Quando così sarà, allora realizzerò Romani 8:28. Tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio. Altrimenti non lo realizzerò. Altrimenti per me queste saranno parole che ripeterò a memoria, ma nel momento in cui mi troverò nella difficoltà, sembreranno per me parole quasi assurde. Ho perso il lavoro. Com'è possibile che tutto cooperi a bene? Ho perso il mio carro. Com'è possibile che tutto cooperi a bene? Ho avuto un incidente stradale. Com'è possibile che tutto cooperi a bene? È lì che c'è il banco di prova. Allora, quando io realizzo ciò che Dio ha fatto nei miei confronti, allora per me queste parole assumeranno tutte un valore diverso. Che cos'è che dice l'Apostolo Paolo? Innanzitutto, Dio ci ha preconosciuto. Questo non vuol dire soltanto che Dio sa chi si convertirà e chi non si convertirà. È anche questo, ma non è soltanto questo. Dio dall'eternità, pensiamo a questo grande concetto, ha stabilito un legame unico, intimo, profondo con tutti coloro che si sarebbero convertiti prima ancora che noi nascessimo. Non è qualcosa di straordinario questo? Prima che io venissi al mondo, Dio mi amava, Dio mi conosceva, Dio aveva già stabilito un legame con noi prima ancora che ci convertissimo. Qualcosa di straordinario. Perché quando Dio conosce una persona, non conosce soltanto i suoi fatti, i suoi pensieri, le sue azioni, le sue opere, no, stabilisce un legame, un rapporto personale con quella persona, con quel credente, con quel figlio.
Il Signore conosce benissimo i fatti, i pensieri, le persone, i sentimenti che hanno anche gli empi. Ma che cosa dice il Signore nei confronti degli empi? Io non vi conosco. Questo non vuol dire che Dio non conosce ciò che avverga nel loro cuore. Non li conosce perché non ha stabilito un rapporto intimo con loro, perché sono empi, destinati alla morte eterna, se non ci sarà ravvedimento, se non ci sarà conversione, se non ci sarà nuova nascita. E coloro che Dio ha preconosciuto, li ha predestinati a cosa? Non alla salvezza. Trovate in voi un versetto nel Nuovo Testamento e nell'Antico Testamento dove si parla di predestinazione a salvezza. Non ce n'è uno. Si parla di ciò che Dio ha preparato per tutti coloro che hanno posto fede nel Signore Gesù, ovvero li ha destinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo. Io ti conosco e tu un giorno, ma siamo già a farlo oggi su questa terra, saremo conformi, pensiamo a questo, cioè avremo la stessa forma dell'immagine del Signore Gesù. Ma questo è un obiettivo che mi devo prefiggere oggi, non aspettare. Oggi io voglio essere conforme all'immagine del Signore Gesù, cioè pensare come pensa Lui, agire come agisce Lui, operare come opera Lui, amare come ama Lui e odiare come odia Lui. Sì? Ricordiamoci, non ci può essere amore senza odio, non ci può essere odio senza amore. Parliamo dell'odio santo del Signore, non parlo dell'odio malvagio dell'uomo, Io sto parlando dell'odio del Signore, perché il Signore ama, ma il Signore odia anche. Andiamo a leggere, non abbiamo il tempo, i brani che abbiamo nell'Antico Testamento. Dio ama ciò che è conforme alla sua volontà, ma odia tutto ciò che non è conforme alla sua volontà. Ogni forma di peccato, ogni forma di male, ogni forma di malvagità. E la stessa cosa deve essere anche per noi. Coloro che sono stati predestinati, dice Paolo, egli li ha chiamati. Li ha chiamati. Vi ricordate qual è stato quel giorno in cui il Signore li ha chiamati? Li ha chiamati in un modo al quale non avete potuto fare a meno di rispondere. Signore, io mi arrendo a te. Vi ha chiamato tante volte il Signore, ma c'è stata una volta dove noi ci siamo arresi alla potenza della sua parola. E soltanto costoro, quelli che Dio ha preconosciuto, quelli che Dio ha predestinato a essere conforme all'immagine del Signore, quelli che ha chiamato, sono giustificati, dichiarati come sentenza legale, giusti davanti al Signore. E per poi essere glorificati. L'Apostolo Pietro nella sua prima lettera dirà, proprio nell'apertura, nel saluto dell'Apostolo verso gli ebrei della dispersione, Pietro, Apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la prescienza o la preconoscenza di Dio, mediante la santificazione dello Spirito, a obbedire e a essere cosparsi nel sangue di Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate. Allora, il fatto che Dio ci preconosce significa che nella nostra vita è avvenuto qualcosa di inspiegabile razionalmente parlando: la santificazione dello Spirito. È avvenuta la nuova nascita. Siamo nati di nuovo. È un miracolo, fratelli e sorelle. Ma che cosa comporta la nuova nascita? Una trasformazione mentale, spirituale, emotiva. Siamo un'altra persona. Questa è la nuova nascita.
In Giovanni capitolo 3, vi ricordate, il Signore Gesù spiega molto bene questo concetto a un dottore della legge, di buona volontà. Nicodemo era andato dal Signore per conoscere, per sapere come stavano le cose. E anche se lui era un dottore della legge, lui non sapeva niente della nuova nascita. È stato il Signore Gesù che gliel'ha voluto spiegare. Ma come, Nicodemo, tu che sei un dottore della legge, non sai queste cose? E ma come fa, Signore, uno a tornare nuovamente nel grembo materno? Lui ragiona a livello razionale, logico. Non comprende minimamente, inizialmente, le parole del Signore Gesù. Ma quando lui gli spiega che cos'è la nuova nascita? La nuova nascita ci cambia completamente. Ci cambia. Se io mi chiedessi, sono stato investito da un Dio, voi mi credereste? No, perché non sarei qua. Non sarei qui. Da un punto di vista spirituale, incontrarsi col Signore è ancora peggio. O meglio, è ancora meglio. Molto di più. Quindi quando noi diciamo io credo nel Signore, la nostra vita deve necessariamente dimostrare ciò che noi diciamo di essere. Perché? Perché c'è lo Spirito Santo in noi. Dio ci ha equipaggiato in modo tale che la mia obbedienza sia totale. Totale. Perché c'è lo Spirito Santo che opera, che ci riprende, che ci insegna, che ci istruisce, lo dice chiaramente l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, voi non avete bisogno di nessuno, perché lo Spirito Santo, il Santo, è colui che vi istruisce, è colui che vi insegna. Vorrei leggere con voi un altro brano che abbiamo nell'Antico Testamento, in Esodo, capitolo 33, versetti 15 a 17. Si tratta di un dialogo che intercorre tra Mosè e il Signore, molto molto importante. Stiamo sempre parlando della preconoscenza di Dio, eh? Guardate che cosa dice Mosè e come risponde il Signore. Se la tua presenza, Esodo 33:15, non viene con me, non farci partire di qui. Poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi se tu vieni con noi? Questo fatto distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore disse a Mosè, farò anche questo che tu chiedi, perché tu hai trovato grazia agli occhi miei e ti conosco personalmente. Ecco la relazione che Dio stabilisce con tutti i veri nati di Dio. I veri nati di Dio. Fratelli e sorelle, il Signore ha posto una convinzione in me ultimamente, proprio nello studiare con i miei fratelli e sorelle da Fontanellato, uno studio che il Signore ha posto sul mio cuore, sulle sette lettere che abbiamo in Apocalisse, i tratti di una chiesa fedele. Noterete, in almeno, non sbaglio, tre chiese, un problema grande che avevano. Abbiamo una categoria di credenti che si mantengono puri, che non si contaminano, che dicono di no al peccato. Abbiamo un'altra categoria di falsi credenti che si navigano nel peccato. Tiatiri, Pergamo, Sardi. Questo è il grande problema. Oggi viviamo in un tempo in cui non tutti quelli che dicono io ho creduto significa che hanno realmente creduto. Ma non soltanto oggi. Questo è un problema che c'è sempre stato. Vi ricordate quello che Gesù dice in Matteo 7? Non chiunque mi dirà Signore, Signore, pregare al Figlio dei Cieli. Ma chi? Chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, ovvero chi dimostra di essere un nato di nuovo. Questo non vuol dire che la salvezza è per opera, attenzione. La salvezza è sempre e sarà sempre per grazia, ma è proprio attraverso le opere che dimostro ciò che io sono divenuto, diventato.
per la grazia del Signore ed esclusivamente per la sua grazia. In Giovanni capitolo 10, quando il Signore Gesù si presenta come il buon pastore che dà la sua vita per le pecore, che cosa dice? Al versetto 27, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non periranno mai, nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapire dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno. Si parla delle pecore che seguono il pastore. Ed è interessante qui, il Signore Gesù non sta dicendo che le sue pecore a un certo punto non lo seguiranno più, o che si allontaneranno in modo drastico, definitivo da lui. Dice tutto il contrario. Dice che le sue pecore lo ascoltano e lo seguono. Noi seguiamo il nostro pastore dovunque va. Ricordate dei 144.000 che abbiamo nell'Apocalisse? Quando in Apocalisse 14 vengono descritti questi ebrei segnati in un periodo particolare, ovvero la grande tribolazione, ma non parliamo di questo, cos'è che è scritto? Essi seguono l'agnello dovunque vada. Seguono dovunque vada. Guardiamo i discepoli, seppure erano persone, uomini che dovevano ancora imparare tante cose, dove andava il Signore da loro. E quando loro hanno dovuto affrontare la persecuzione, la morte, hanno affrontato la persecuzione, la morte. Questo è il cristiano, è il seguace di Cristo, è come che segue le ombre del Maestro, le ombre del Signore, dovunque vada. E qui il Signore Gesù dice chiaramente, le mie pecore, non altre, le mie, quelle che mi appartengono, mi ascoltano, mi seguono, mi ubbidiscono, senza che io debba ripetere le cose migliaia di volte. Allora, specchiamoci su questo scenario che ci dà il Signore Gesù. Sono io così? Domandiamocelo. Sono io una pecora che segue il pastore dovunque vada, che ubbidisce qualunque cosa il mio pastore mi chieda di fare, senza che lui tenga a ripeterlo? Perché queste sono le pecore del Signore, lo dice lui, qui in Giovanni, capitolo 10. Non so quanto tempo ho ancora, se adesso con la giornata non l'ho mica vista. Datemi voi un tempo. Ok, quindi fino agli occhi di stasera. Ok, va bene. Elia già mi guarda un po'. No. Vado verso la conclusione. In Apocalisse capitolo 3 e versetto 8, è un ritornello che noi abbiamo in tutte e sette le lettere che abbiamo nell'Apocalisse. Parole molto semplici. Apocalisse capitolo 3, versetto 8, che cosa dice? Ad esempio, io conosco le tue opere. Per sette volte il Signore dice alla sua Chiesa, attenzione, le sette lettere, non abbiamo nessuna base biblica o dimostrazione biblica per dire che rappresentano sette periodi particolari della storia della Chiesa. Non abbiamo un versetto che lo dice. È un'interpretazione che c'è stata nell'andare avanti degli anni. Le sette chiese rappresentano la Chiesa con tutti i suoi problemi che ha sempre avuto dal primo secolo fino ad oggi, con la differenza che nei nostri ultimi tempi tutti questi problemi si sono amplificati, gli stessi problemi ma molto maggiori. Allora, quando il Signore dice ad una chiesa, ad un credente, a una famiglia, io conosco le tue opere, noi abbiamo soltanto due atteggiamenti, o meglio tre. Primo atteggiamento, ringrazio Dio perché mi conosce, perché conosce, come dice Davide in un salmo,
la mia fedeltà, la mia obbedienza. Se io sono obbediente, non ho mica nessun problema a dirlo. Se io sono fedele, il Signore lo sa, quindi ringrazierò Dio, lo loderò, lo adorerò, perché so che la mia obbedienza non dipende da mie capacità, ma è sempre frutto della sua volontà e della sua grazia. Un secondo atteggiamento: le mie gambe tremano perché so di essere disobbediente, perché so che sto offendendo Dio con il mio peccato. Magari mi trovo in una situazione di peccato, magari mi trovo con un vizio che non riesco a lasciare. Sono stato in un convegno giovani ieri e proprio si ricordava di questo. Un peccato che non voglio lasciare. E il Signore dice: io lo so, io ti conosco. E le mie gambe tremano, le mie ginocchia tremano. Come hanno tremato Davide, vero? Quando lui commise un omicidio adulterio. Leggiamo il Salmo 51. È un salmo dove alla fine noi stessi piangiamo. E quando lui scriveva il Salmo 51 piangeva. Quando lui scriveva il Salmo 32 piangeva. Perché sapeva di avere il suo malato il Signore. Vi ricordate quando Nathan va da Davide, gli pronuncia quella sorta di indovinello? E Davide giudica giustamente, deve pagare quell'uomo, deve pagare con la vita, deve pagare. E cosa gli dice Nathan? Davide, ma sei tu quell'uomo, tu sei quell'uomo. E come risponde Davide? E allora mi si è fatto come io ho giudicato. Un uomo, perché era secondo il cuore di Dio? Perché sapeva ravvedersi. Nessun figliuolo di Dio può dire oggi di essere impeccabile. Ma quando noi possiamo essere irreprensibili? Quando ci ravvediamo del nostro peccato. E mi posso trovare in questo momento, in questa situazione. Dio mi dice: io conosco le tue opere, tremo, perché ancora non mi sono ravveduto del mio peccato. Ma c'è sempre speranza. Ma c'è un terzo atteggiamento, che è quello più tragico: l'indifferenza. Dio mi dice: io ti conosco, so cosa stai facendo, non importa, continua a fare quello che sto facendo. Fratelli e sorelle, questo lo dico senza problemi: è un falso credo. È un falso credente. Guardate i Corinzi. I Corinzi erano credenti carnali. Sì, lo dice Paolo. Voi siete carnali. Ma andiamo a leggere la sua seconda lettera. Che cosa è che dice? Anche se c'erano tanti problemi ancora da mettere a posto, dice Paolo ai Corinzi: voi vi siete ravveduti. Io sono contento di avervi mandato la mia lettera, perché la vostra tristezza, dice, vi ha portato al ravvedimento. Siete tornati sulla strada antica, anche se c'erano altre cose da mettere a posto, falsi apostoli, conoscete il contesto della seconda lettera di Corinzi. Però dice Paolo: vi siete ravveduti. Quello che fa un figliuolo di Dio è questo: se è un figliuolo di Dio, si ravvede. Vedete, volete una dimostrazione? Matteo capitolo 9, versetto 4. Spero di non sbagliare la citazione. Infatti ho messo un altro versetto. Comunque, questo versetto ci parla sempre della conoscenza del Signore Gesù, che conosceva tutto, e dice: ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Infatti, che cos'è più facile dire: i tuoi peccati ti sono perdonati, o dire: alzati e cammina? Qui ci troviamo nel famoso racconto della guarigione del paralitico. Ma il versetto che avevo in mente io, pensavo di averlo segnato, è Paolo Giovanni, dove è scritto che molti, ad esempio quando il Signore moltiplicò i pani e i pesci,
È scritto che credettero di lui, dice il testo. Ma che cosa dice subito dopo? Il Signore Gesù sapeva che quella loro fede non era vera. Credevano, ma il Signore, che conosceva i pensieri del loro cuore, dice: no, non è vero, tu non credi. Allora, questo significa che è Dio che realmente conosce i suoi, che realmente conosce la sua Chiesa, chi gli appartiene e chi non gli appartiene. Lui lo sa, e ciascuno di noi lo sappiamo, se noi apparteniamo a Dio, se noi apparteniamo al Signore. Dice in Romani capitolo 8 che lo Spirito Santo attesta al nostro spirito che noi siamo figlioli di Dio, se siamo dei nati di nuovo, chiaramente. Questa attestazione, cioè questa dichiarazione costante e continua, lo Spirito Santo non la fa a un empio, chiaramente, ma la fa a un nato di nuovo. Tu sei un figliolo di Dio. È un'attestazione dello Spirito Santo che è dentro di noi. Concludo con Galati capitolo 4, versetti 8 e 9, dove si parla della nostra conoscenza nei confronti del Signore. Galati capitolo 4, versetti 8 e 9. Un passo veramente molto bello. In quel tempo, è vero, non avendo conoscenza di Dio, avete servito quelli che per natura non sono dei, ma ora che avete conosciuto Dio, o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete ai nuovi deboli e poveri elementi di cui volete rendervi schiavi di nuovo? Perché è un passo, per me, è straordinario? Perché l'Apostolo Paolo dice, ci parla di questa duplice conoscenza. Dio ci conosce per primo, e noi abbiamo imparato a conoscerlo. Abbiamo ancora molta strada da fare, però, per imparare a conoscerlo ancora di più. Però abbiamo la certezza che un giorno lo conosceremo appieno, una piena conoscenza, dice nella lettera agli Efesini, affinché con tutti i santi possiate abbracciare l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. Ma chi erano i Galati? I Galati erano dei credenti. Se io vi chiedessi, amavano l'Apostolo Paolo, i Galati? E Paolo amava i Galati? Sì. Pensate che Paolo dice di questi credenti che erano disposti addirittura a cavarsi gli occhi per dargli all'Apostolo. Pensate quanto bene potevano volere questi credenti a questo servo di Dio. E certamente Paolo amava i Galati. Ma che cosa gli dice nel capitolo 3 di questa epistola? Per tre volte Paolo dice ai Galati, proviamo noi oggi a dirlo ai credenti: sei un insensato. Oh Galati insensati! Tre volte glielo dice, perché stavano correndo un grande pericolo. E lo ripete qui in questo versetto: perché? Ora che avete ottenuto la grazia, volete tornare alla legge? Per quale motivo? Perché? E sapete, oggi ci sono dei credenti che stanno avanzando pensieri giudaizzanti. Non è che il pensiero dei giudaizzanti è cessato nel primo secolo, è tornato in voga. Attenzione, perché volete tornare nuovamente agli elementi poveri, a quella schiavitù alla quale dalla quale siete stati liberati? Cosa dovremmo concludere? Che Paolo non ama gli altri perché gli dà dello stolto? Siete stolti? No, era proprio dimostrazione di amore, e lo vedremo oggi come. Noi siamo in un contesto di una chiesa locale, facciamo parte di una famiglia, e far parte di una famiglia non significa soltanto vivere degli elementi, ma significa anche ringraziare coloro che ci ha detto, coloro che ci stanno dicendo: stai sbagliando davanti a me, ti stai allontanando dal Signore. Perché? Qual è il secondo fondamento di questo segino?
E chiunque invoca il nome del Signore, cosa deve fare? Deve allontanarsi, evitarsi dal peccato. Ed è tanto vero, quanto è vera la prima parte, che Dio conosce i suoi. È altrettanto vero, è la stessa verità. Allora, fratelli e sorelle, che veramente possiamo acquisire questi insegnamenti, già li conosciamo, ma che lo Spirito Santo possa lavorare nella nostra vita affinché possa spronarci ad adorare il Signore. Noi che gli apparteniamo a Lui, gli apparteniamo al Signore, che ci conosce e che noi conosciamo Lui, ma che veramente la nostra vita sia come quelle pecore di cui parla il Signore Gesù in Giovanni 10, che ascoltano la voce del pastore, che lo seguono, che ubbidiscono qualunque cosa chieda. Amen. Amen.